Buongiorno dal TG1, il mondo del cinema è in lutto per la morte a Roma dopo una lunga malattia di Bernardo Bertolucci, indimenticabile maestro di cinema, unico italiano ad aver vinto il premio Oscar come miglior regista. Aveva 77 anni, fra i suoi capolavori Novecento, Ultimo Tango a Parigi, Piccolo Buddha, Il tè nel deserto. Allora, ripercorriamo la sua carriera cinematografica con Paolo Sommaruga. Ok, pronti allora. Filmare è vivere e vivere è filmare. Si indeboliva il corpo, lo sguardo no. Fino all'ultimo, lucido e ironico, lo sguardo di Bernardo Bertolucci, quello che ci ha insegnato a vedere il mondo e noi stessi, come eravamo e come stavamo cambiando. Le radici e le ali, Parma e la Cina, Novecento e l'ultimo imperatore, la sperimentazione e l'Oscar, 9 statuette per la storia di Puji, l'ultimo imperatore nella città proibita. L'amore per la poesia l'aveva affinato a casa, figlio di Attilio, uno dei grandi poeti del nostro Novecento. L'amor gioca sempre col cuore in l'eterna partita. L'esordio al cinema con Pasolini, poi il via ad un viaggio unico e irripetibile, la Nouvelle Vague nel cuore, il 68, l'impegno politico a sinistra, il conformista e Ultimo Tango a Parigi. Lo scandalo, Marlon Brando e Mary Schneider, il male di vivere, il sesso come ribellione. Vietato e sequestrato il film, condannato lui. Novecento e le lotte contadine, famiglie divise, De Niro e Sutherland, Sandrelli e Depardieu, scene di lotta di classe nella bassa emiliana, un'epopea divisa in due parti, poetica e carnale, politica e sociale. L'ultimo imperatore, gli Oscar, la consacrazione a Hollywood, maestro nella terra del cinema. Tè nel deserto e Piccolo Buddha, la base a Londra, un lungo periodo e poi ritorno in Italia, Io ballo da sola, racconto di formazione, profondo e appassionato. The Dreamers, I sognatori, Il maggio francese, Parigi, il 68, ancora il cinema come sogno, come strumento necessario per guardare il mondo. Se n'è andato il mio ultimo imperatore, lo saluto adesso, commossa, Stefania Sandrelli. In fondo è semplice, diceva lui, nello spazio di un secondo guardare un oggetto, un volto e riuscire a vederlo 24 volte, 24 fotogrammi al secondo. Il trucco, alla fine, è tutto qui. E ora...